che ne so, avrebbe, aspetta che non lo trovo più, avrebbe promesso l'alleggerimento fiscale, l'innalzamento dei salari minimi, la lotta che ne so, la lotta contro le pulci, contro la corruzione, tutte cazzate, perché il signor Tsipras sta portando avanti un progetto che è chiarissimo, sta cercando di trovare la soluzione alle banche tedesche in particolare e poi francesi e italiane, perché sono quelle più coinvolte nel prestito alle banche greche, non ai greci, non al popolo greco, come dicono che hanno prestato 240 miliardi, non è vero un cazzo, l'hanno prestato alle banche greche che stavano fallendo, che sono sempre però controllate da quelle tedesche, francesi e italiane. È mai possibile che una cosa del genere non appaia alla gente? No, non si, cioè, come in Italia l'anno scorso quel figlio di puttana di chi era, Monti? Che era Letta, non mi ricordo, l'anno scorso era Letta, che ha detto che dava 35 miliardi agli italiani, sì. Questi 35 miliardi sono andati alle banche italiane e dalle banche italiane ne è uscito un centesimo verso gli italiani e gli imprenditori italiani che volevano diciamo sostenere, che era quella la motivazione che volevano dare, no? Allora, qui c'è un raggiro che è un raggiro del raggiro del raggiro, cioè no, è un contorsionismo logico. La cosa più incredibile è che nessuno se ne accorge, nessuno si incazza come una bestia. Io se fossi un greco sarei a sparare tutti i giorni finché non mi spara qualcuno, ma fino a che c'ho un attimo di vita gli farei vedere i sorci verdi a questi infami qua, perché oltre ad affamare il popolo greco lo prendono pure per il culo, e questa è la cosa indegna, ancora più indegna. Quindi, cari amici, quando sentite dei giornali, spegnete il televisore o non comprate più un solo giornale, perché carta straccia, sono parole di menzogna assoluta, continua, perpetrata per vita naturale durante. Io non so come facciano i giornalisti a non vergognarsi quando vanno a dichiarare queste cose in televisione, dove si vedono, sanno che c'è un pubblico che li guarda in faccia. Un minimo di decenza, di onestà, ma anche lì tutto un trucco che capite perfettamente. Certo, è tutto un trucco. E quindi, cari amici, e finisco qui, poi lascio la parola a Giorgio, anzi non so, interrompiamo poi e la facciamo, sì, forse è meglio. Ma che ora è? Dipende da, no, adesso vediamo. No, interrompiamo, perché sennò già 20 minuti sono passati sicuramente. Sì, no, chiudiamo questa cosa, sì. E riprendiamo, quindi, perché cari amici, la morale è questa. Uno, hanno preso per il culo il popolo greco da almeno 5 anni, siamo alla fase terminale di una situazione di grande sofferenza epocale, e oltre ad essere raggirati economicamente, perché non solo i 240 milioni, abbiamo detto 240 miliardi di euro, non sono stati dati al popolo greco ma alle banche greche, che sono le consociate e controllate dalle banche italiane, francesi e tedesche. Quindi soldi, l'Europa in realtà non ha prestato, l'Europa non ha prestato un cazzo, qui questi figli di puttana di mentitori e di stupratori mentali fa, diciamo, riferimento al fatto che la gente non sa niente, quindi quando uno accomuna una cosa che fra di loro non c'entrano niente, qui l'Europa non c'entra niente, il popolo europeo qui non c'entra niente. Quindi quando parlano di 240 miliardi dati al popolo greco, non è vero, no, e non l'hanno dato neanche i tedeschi, i francesi e gli italiani, non l'hanno dato, viceversa, la Banca Centrale Europea ha fatto un'emissione di denaro a vuoto che non serve a un cazzo, no? Però che serve a far finta di sanare il bilancio delle banche greche, no, esposte a livello internazionale, e quindi poi questo debito si riverbera, però l'hanno dato alle banche greche, però si riverbera sia sui cittadini greci che sia sui cittadini italiani, e questa è la cosa folle in tutto questo. Quindi stanno affossando tutti i diritti dei cittadini europei, non solo quelli greci. Stanno affossando i diritti sovrani di ogni cittadino italiano, di ogni cittadino greco, di ogni cittadino francese, tedesco e così via, spagnolo e così via. E questa è la cosa, quindi noi dobbiamo cercare in tutti i modi di abbattere questo dominio della informazione e della mistificazione attraverso l'informazione di tutto ciò che avviene anche a livello politico ed economico politico. Non possiamo accettare semplicemente, passivamente, che questi infami distruggano le economie dei paesi, le economie dei cittadini, le vite dei cittadini, perché l'economia, ricordiamoci sempre, che
è un termine greco, anche questo dobbiamo tanto alla Grecia, anche una gran parte delle parole tecniche, fra l'altro, che non sono greche ma sono magari state composte in epoche successive, ma utilizzando termini diciamo, essenziali greci. E allora noi dobbiamo pensare che cercare una soluzione, ecco, l'economia è la gestione della casa, è la gestione delle funzionalità, delle riserve dei viveri, diciamo, buon utilizzo delle strutture della casa, del mantenimento della casa, quello è l'economia, cioè noi dobbiamo mantenere la nostra casa, che è la casa greca, la casa italiana, ma anche la casa europea, perché noi non siamo contro questa Europa di questi figli di puttana qua, che poi non è l'Europa, perché qui parla di consiglio, del consiglio della Commissione, del Consiglio della Commissione Europea, della Banca Centrale Europea, del Fondo Monetario Internazionale, non parla di Europa, non parla di comunità europea. Questa non è la comunità europea, questo riguarda solo ed esclusivamente quei figli di puttana che qualche secolo fa si sono appropriati del denaro che rappresenta il sudore della gente e gestiscono attraverso il denaro il sudore della gente. E invece noi dobbiamo ritornare a una funzione economica che, oltre a essere una gestione pratica, è anche una questione, è una gestione morale della gestione della casa, con le priorità, con gli obblighi, con i diritti di ciascun appartenente alla casa. Certamente. E qui invece stanno distruggendo tutto. Ho finito. Quando si parla di economia si dovrebbe sempre vedere un'altra parola vicina a quella. Collaterale, certo. Si deve vedere la parola domestica. Quello che conta, l'esempio, è l'economia domestica. Cos'è l'economia domestica? È l'economia di dare tutti a ciascuno secondo i propri diritti e bisogni, quella è l'economia domestica. Tu, quello che facevano le sante nonne. In una casa tu tieni conto di tutti quelli che vi partecipano, qui invece abbiamo una superfettazione di vermi, che sono gli usurai, e sappiamo bene che cosa sono gli usurai, da dove vengono, da dove provengono e quali sono i loro fini. Il loro fine è distruggere il popolo europeo, perché l'Europa a questi usurai gli dà un grosso fastidio, capito? Allora noi gli diciamo a questi usurai: ritornate a tirare le seghe ai cammelli, perché voi oltre a derubare la gente con l'usura siete capaci solo a tirare le seghe ai cammelli, e ritornate nel deserto da dove siete venuti qualche decennio, centinaio di anni fa, me ne frega un cazzo, voi raccontate un sacco di cazzate, di idiozie, raccontate che come quello di se sono figlio del duca, del principe, del barone, tu sei figlio del deserto. Mignotta, tu sei figlio della mignotta. Beh, ma quello l'hanno dichiarato, loro hanno già dichiarato che la loro capostipite faceva la puttana. Allora, in ogni caso, io vi manderei tutti nel deserto, va bene? Come diceva quello, quando piove nel deserto, nel tucul si sta al coperto. Dopodiché chiudiamo. So long! E dopo, visto che vedo che c'è un movimento...